tante volte ho raccontato questa storia e vorrei condividerla di nuovo, anche se l'avete sentita gli anni scorsi, fa sempre bene all'anima, accende l'anima questa storia che ho, ripeto, ho già raccontato lunedì e la racconterò di nuovo, la racconterò magari più velocemente. C'è questa, questo è un aneddoto, è una storia di questo re, di questo paese, che lui ha un unico figlio, il futuro erede al trono, il principe. Il re lo ama tantissimo, lo vuole istruire perché lui un giorno potrà prendere il suo posto, ma il paese dove loro vivono gli ha già dato tutto quello che potevano e il re gli dice: figlio mio, qua non hai più niente da imparare, tutto quello che potevo darti ti ho dato, prendi e ti mando in un altro paese, chiamiamolo l'America di oggi per modo di dire, e lì potrai andare a studiare nuove materie, nuove cose, quando tornerai potrai giostrare il nostro paese in un modo molto più profondo, forte e di successo. Il papà dà al figlio tutto, gli dà soldi, gli dà vestiti, tutto quello che ha bisogno, gli dà, lo mette sull'aereo e lo manda. Il figlio arriva a destinazione, però forse era un po' immaturo. Arriva da un posto magari più tranquillo, in un'America, noi sappiamo che l'America è molto caotica, incontra giovani, comincia a uscire di sera, comincia a pensare soltanto al suo divertimento, ha a che fare con gruppi di persone che lo deviano dalla strada giusta e da lì a poco il nostro principe, anziché migliorare, accrescere la sua cultura e andare avanti, esattamente il contrario, tutto quello che è ha imparato nel suo paese, tutto quello che il papà gli ha insegnato l'ha dimenticato, addirittura i suoi vestiti erano strappati, era diventato proprio una persona di strada, sicuramente non degna del figlio del re, ma malincuore deve tornare indietro da papà perché ha finito i soldi, ha perso tutto e si accorge che ha fallito la sua missione. Torna da papà per chiedere scusa, per accettarlo indietro, arriva al suo palazzo reale. Le guardie lo fermano, non lo riconoscono, era totalmente cambiato. E lui dice: sono i figli del re, fatemi entrare, non mi riconoscete. Non riconoscevano neanche la sua lingua, aveva cambiato tutto proprio, parlava in un'altra lingua, gesticolava, non si capiva niente. Al che quando il figlio capisce la situazione, alza la testa verso il primo piano e urla verso suo papà: papà, papà, sono qui! Sono tornato, sono io. Vieni a aprirmi la porta, per favore, accetta le mie scuse. So che ho sbagliato, dammi ancora un'altra chance di poter mettermi a posto. Il re si affaccia, vede questo barbone, ma non lo riconosce, ma il tono di voce lo riconosce anche se non conosce quello che dice. Cosa vuol dire che lui non parlava più la lingua? La lingua era la lingua della preghiera. Questa storia finisce che il padre, il re, scende giù nelle scale, apre la porta, abbraccia il figlio e dice: figlio mio, qua sarà sempre casa tua, ti accolgo, ti perdono, vedrai, andrà tutto bene. Questa storia ovviamente è la storia di ognuno di noi quando arriva Rosh Hashanah. Quando noi nasciamo, Dio dice: qui su in cielo per te non c'è più niente, ti ho dato tutto. Per migliorare, per crescere, per fare le mitzvot, devi paradossalmente allontanarmi da me e andare giù in questo mondo fisico. Perciò l'anima nasce e entra nel corpo di un bambino. Perché? Perché Dio vuole che arrivando in questo mondo qui fisico, solo qui possiamo fare le mitzvot, dei tefilin, delle candele, dell'ulav, del shofar. In cielo queste mitzvot non ci sono perché non c'è un corpo fisico. Perciò proprio entrare in un corpo fisico fa sì che noi possiamo elevare la nostra anima. Tramite il corpo anche l'anima si eleva. Benissimo, cosa facciamo noi come questo principe? Scendiamo giù, però finché siamo piccoli siamo bravi, poi cosa succede? Conosciamo un amico che non va bene, conosciamo questo e quest'altro, e pian piano le persone dimenticano la missione principale per la quale Hashem ci ha mandato e andiamo dove chi più luccica andiamo a seguire le cose. A un certo punto ci accorgiamo che noi siamo qui in questo mondo non per soltanto divertirci o per fare carriera o per arricchirci o cose che ci piacciono fare, per mangiare e dormire. Noi ci accorgiamo che la mia anima deve accrescere. Dio mi ha mandato in questo mondo con la missione di crescere la mia anima e non soltanto di pensare a me stesso. Perciò arriva Rosh Hashanah che ognuno di noi piano
piange davanti a Dio come quel principe ha pianto davanti a suo padre, noi piangiamo davanti a Dio dicendo: Dio, mi accorgo che ho sbagliato, per favore accetta la mia teshuva, accetta il mio... Mi sono rammaricato di quello che ho fatto. Infatti il shofar, queste tre note, il lungo, il spezzato e poi i nove, rappresentano proprio il pianto di una persona. Prima c'è un pianto lungo, poi singhiozziamo, man mano che va avanti, singhiozziamo e poi più va avanti, più soffriamo, singhiozziamo sempre di più. Questi tre passaggi ricordano proprio il pianto sincero della nostra anima che quando arriva il giorno di Rosh Hashanah capiamo il nostro sbaglio e vogliamo tornare indietro da Hashem. E Dio cosa dice? Qui è sempre casa tua, tu sei sempre mio figlio, niente potrà separarci l'uno dall'altro. Mi auguro che quest'anno avrai imparato la lezione, che darai il massimo di te stesso, ti darò di nuovo tutto quello che hai bisogno, però mi raccomando, mettiti in carreggiata, io credo in te. Ecco, questo è un messaggio di Rosh Hashanah, che Dio in realtà chiede, crede in noi. Monna Lisa. Leonardo da Vinci ha pittorato questa Mona Lisa, forse uno dei, penso, la più nota, la più conosciuta opera d'arte nel mondo intero. Non c'è una persona al mondo che non conosca la Mona Lisa. Nel 1911 è stata rubata. La Mona Lisa sappiamo benissimo che era a Parigi. Un italiano. Ha ben pensato, questa è roba nostra, la Mona Lisa deve tornare in Italia. Lui lavorava lì ed è riuscito a rubare il quadro. Prende questo quadro e scappa. Per 2 anni lui riesce a scappare, riesce a non farsi prendere. Dopo 2 anni che lo cercavano, l'hanno preso. La storia dice che in quei 2 anni, fate attenzione, che questa opera d'arte non era, che questa opera d'arte, in quei 2 anni che era stata sottratta, quel museo ha ricevuto molti più visitatori piuttosto che prima e dopo. Perciò i visitatori sono incrementati proprio in quei 2 anni che la Mona Lisa non c'era. Tutti sapevano che era stata rubata, ma tutti volevano andare a vedere in quel posto lo spazio vuoto. Non so esattamente cosa le passava, ma andare in un posto dove c'era la Mona Lisa e non vederla più, vedere magari intorno lo spazio vuoto, non so che cosa. La Mona Lisa è diventata molto più famosa proprio in quei 2 anni che lei non c'era. Perché? Questo è bitul. Bitul vuol dire non ci sono. E quando lei non c'era, è diventata più famosa. Questo è il punto che ognuno di noi deve pensare su se stesso. A volte ci sentiamo assenti, come la Mona Lisa. A volte ci sentiamo distrutti, violentati dal mondo, dalle persone, dalle circostanze. È proprio lì, fate attenzione, fate tesoro di quello che i maestri ci insegnano. Proprio in queste situazioni dove una persona si sente torchiata, massacrata, distrutta, proprio in questi momenti di bitul, di annullamento, di sparire, proprio lì che ritrovi le tue forze interiori. Proprio lì che ogni persona deve trovare la forza interiore di ricrearsi una vita, di rinascere. Ti reinventi. Questo è quello che la Torah ci insegna. Questo è quello che Rosh Hashanah ci vuole insegnare. Sentite questa, una bomba. La Rizal, un cabalista del passato, dice una cosa fantastica, fate attenzione. Dice Mosè, il suo volto è come il volto del sole. È paragonato al volto del sole.
La terra di Israele è paragonata al volto della luna. Dice la Rizal, Mosè non poteva entrare in terra di Israele per non imbarazzare la santità della terra di Israele. Visto che il sole è più forte della luna, ovvio, il sole dà luce alla luna. La luna prende luce dal sole. Perciò se Mosè fosse entrato in terra di Israele, che lui era sole, avrebbe diminuito l'importanza della terra di Israele perché era luna. E a quel punto la luce della luna non si vede quando c'è il sole. Se dovesse essere che il sole e la luna sono insieme, la luna non si vede neanche, c'è soltanto perché il sole è più forte. Perciò la Risa dice, Dio non ha voluto che Mosè entrasse in Israele per non sminuire la grandezza di Israele, stai fuori. Giosuè, Yehoshua invece che ha continuato la missione di Mosè, lui sì che è entrato in Israele. Perché? Perché lui anche il suo volto era come la luna, perciò luna con luna non si danno fastidio. Grandioso questo concetto. In futuro, quando arriverà Mashiach, Mosè potrà entrare in Israele. Perché? Perché c'è scritto che in futuro, oggi la luna è inferiore al sole, in futuro i due re, la luna e il sole, illumineranno allo stesso modo. La luna crescerà e non vivrà più di riflesso del sole, darà la sua luce. Infatti noi ebrei siamo luna, perciò oggi sembra che prendiamo riflesso dalle altre nazioni, che sono sole, che vanno con il calendario solare. Invece, quando arriverà Mashiach, sarà rivelato a tutti che in realtà noi viviamo di una luce nostra, perché appunto la luna brillerà ugual modo come il sole. Kabbalah puro, grandioso. E voglio concludere con un pensiero. Noi quando nasciamo siamo un lungo suono, siamo persone integre. Poi cresciamo, conosciamo il mondo, ci spezzettiamo in tre, un po'. Poi, più cresciamo, ci spezzettiamo ancora di più in nove. Però poi, ricordatevi che tutto finiva con un lungo suono. Perciò l'integrità con la quale siamo nati, abbiamo la forza di ritornare, anche quando nella strada ci siamo rotti, abbiamo allontanato dalla vera strada, dobbiamo capire che il suono shofar inizia e finisce con un lungo suono. Vuol dire che anche se in mezzo mi sono perso, mi sono depresso, ho avuto una brutta vita, Dio mi darà sempre la forza, la possibilità perlomeno di poter finire la mia vita in un modo completo, integro. Questo è il messaggio di Rosh Hashanah. Non perdiamo tempo a piangerci addosso, bensì mettiamoci nelle mani di Dio, facciamo la sua volontà. E vedremo che quella seconda montagna ci porterà davvero in alto. Shana Tova a tutti e che tutti noi possiamo avere un anno meraviglioso con tutte le benedizioni possibili e immaginabili fino alla grande benedizione che venga Mashiach quest'anno. Amen. Kenya Irazon. Buon anno a tutti e vi voglio bene. Shana Tova, mettiamo la sigla. Fra poco il cellulare si spegnerà. Sigla è questa, Ototò. Shana Tova a tutti, domenica shofar. Vai, eccola.